Giovanni Vigilante Solo Foggia, complimenti Cadili. Difesa ancora imbattuta, porta ancora inviolata, la seconda partita consecutiva, se mettiamo anche parte del secondo tempo della partita con il Gravina. Vado? Sì. Sì, un fattore che forse va sottolineato. Per difesa a me non piace parlare dei 3, dei 4, dei 5. Difesa sono 10 più il portiere, perché se ci muoviamo bene dietro si muovono bene a centrocampo, così in attacco, e viceversa, davanti si muovono bene, ci muoviamo meglio noi dietro. È un campionato dove la difesa, una buona difesa può rivelarsi fondamentale, e ripeto, per difesa intendo tutta la squadra, quindi siamo stati bravi anche oggi. Oggi di fronte avevate un signor centravanti che faceva reparto da solo, che era Genchi, eppure siete riusciti comunque ad annientare. A che livello è la cooperazione con gli uomini, con i tuoi pari reparto, quindi parlo di Viscomi piuttosto che di Anelli o di chi si è alternato nei ruoli difensivi fino ad oggi? In difesa ci troviamo tutti bene con tutti, perché in settimana abbiamo modo di lavorare tutti con tutti, quindi mi trovo bene sia con Viscomi, con Anelli, con lo stesso Maccarone che ora è infortunato, con lo stesso Salines, con tutti i centrali che ci sono a disposizione, ci troviamo tutti benissimo. E quando non prendi gol, non prendere gol ti aiuta, ti dice che stai lavorando bene. Buonasera, Emanuele Osapio, la Gazzetta dello Sport. In valore assoluto quanto conta questa vittoria per voi? Questa vittoria conta tutto e non conta nulla, cioè conta tutto perché è una vittoria che ti dà morale, batti una grande squadra, però non conta nulla perché devi macinare altri punti, devi migliorare sotto altri punti di vista. Una vittoria non è mai tutto. Ecco, questo volevo dire, perché se ci focalizziamo solo sui tre punti non mi piace e non è bello, perché nell'arco di un campionato punti ne prendi e ne guadagni, però avendo battuto una squadra a livello del Taranto ti dà morale. Ecco, questa è una partita che 9 volte su 10 finisce 0-0, però avete avuto un tempo per poterla vincere, avete tirato poco in porta. Abbiamo avuto due tempi per vincerla, un tempo dove avevamo più probabilità. Quello sarà un fattore da migliorare, quello che ti dicevo prima. Però la squadra forte è quella cinica che in 10, in 9, in 11 vince. Hai un episodio, lo devi sfruttare. Nei due li devi sfruttare. Una squadra forte è questa. Senti, per chiudere ti chiedo come stai vivendo questa esperienza per te, che sei un under a Foggia, come ti stai trovando, visto che è una delle primissime interviste che fai? Penso di non poter chiedere di meglio. Una buonissima piazza, caloroso, il tifo soprattutto è molto caloroso. Poi col mister mi trovo benissimo, coi compagni, il fattore under è relativo, perché alla fine la squadra è una, per me under e over sono tutti allo stesso livello, però è vero che i piccoli ascoltano i grandi e si mettono a disposizione. Ciao Raffaele Fiorella, Gazzetta del Mezzogiorno. Com'è stato l'impatto con questo campionato così duro di Serie D? Perché insomma, dalle giovanili del Cagliari e poi un primo vero campionato, immagino ci sia un bel po' di differenza. È un campionato maschio, come ho detto in un'altra intervista, è un campionato maschio perché delle volte il bel gioco passa in secondo piano, come ad esempio è potuto essere oggi al primo tempo. Però una squadra forte è quella che sa giocare a calcio, è quella che sa menare quando bisogna menare, è quella che si adatta. Chi si adatta va avanti, perché trovare la partita dove devi picchiare, quella dove devi giocare, quella dove devi sia giocare che picchiare. Quindi più ti adatti, più andrà meglio.
Ti aspettavi questo avvio così positivo sul piano dei risultati? Che ne pensi della classifica e del prossimo derby altrettanto impegnativo di Brindisi? Sì, sinceramente sì, mi aspettavo un avvio così perché noi siamo il Foggia e il Foggia non può che partire e ambire a questi risultati. Per il fatto che siamo primi è il frutto di un lavoro che avviene in settimana e avviene da agosto, però primi bisogna rimanerci, perché esserci adesso primi a ottobre non è molto utile, bisogna essere primi a maggio o quando finirà il campionato. Su Brindisi? Brindisi, adesso prepareremo la partita, e l'abbiamo già affrontata in Coppa. Ci aspettiamo sempre una squadra che viene a farci la guerra e noi dobbiamo essere pronti a affrontarla sotto tutti i punti di vista. Senti, chiudo chiedendoti, stiamo imparando a conoscerti vedendoti giocare, lo stesso vale per i tifosi. Che difensore è Cadili, che ragazzo è in campo e fuori, caratteristiche, a chi ti ispiri, che ti aspetti da questa avventura di Foggia? Grazie. Parto con il non ispirarmi a nessuno in generale, però prendo un po' da tutti. Se posso imparare anche un minimo da te, prendo quel poco che mi puoi dare, così la persona cresce, il giocatore cresce e inevitabilmente tutto è migliore, sia il giocatore che la persona. Mi metto a disposizione del mister, dove mi dice di giocare gioco, se mi dice di non giocare ci sarà un motivo validissimo. Ti deve andare bene tutto e metterti a disposizione. E se usi il buon senso, nulla andrà male. Salve, sono Peppino Baldassarre, faccio due domande. La prima è questa. Per carità, un difensore i gialli li mette in preventivo, però quello di oggi alla fine si è rivelato un po' inutile, perché lei non si è accorto che il Foggia, mi pare, siccome avesse già recuperato, esatto, il pallone, però ha fatto fallo lo stesso. Esatto. È stato un errore nostro, forse da parte mia, perché con tutto il tifo, con tutta la gente, non ho probabilmente sentito che avevo la copertura dietro e quindi il giallo era inutilissimo. Okay. Come mi sono girato, infatti, ho altra visto... Altra domanda, molto breve, lei soffre di vertigini oppure no? No. Perché? Beh, siamo primi in classifica, insomma. Molta gente dice di no finché poi non si trova nella condizione di... alcuni soffrono ma non lo sanno, perché non si sono mai trovati sul balcone del 15° piano di un grattacielo. No, certo. La classifica va guardata alla fine, bisogna pensare. Grazie. Partita dopo partita e affrontare tutti allo stesso modo.